L'unione fra scienza e diritto è stato in realtà l'unione fra due autori, che siamo io e il professor Capra, che è uno scienziato, io sono un giurista. Abbiamo pubblicato questo libro che si chiama Ecologia del diritto e che ha come scopo proprio quello di indagare le radici comuni fra il pensiero scientifico e il pensiero giuridico. Radici comuni che sicuramente ci sono, che hanno nella modernità un punto di svolta molto importante e che ha comportato, diciamo, un'evoluzione per cui da quel momento in avanti la specializzazione del diritto rispetto alle altre scienze l'ha portato ad allontanarsi moltissimo dalla sua ecologia, cioè dai processi culturali, dai processi politici, dai processi economici, dai processi sociali che dovrebbero governare, che dovrebbero governarlo. Questa alienazione del diritto rispetto alla società è un grave problema e ha fatto mantenere al diritto una forma di tipo meccanicistica che è responsabile di quella che noi chiamiamo la mentalità estrattiva della nostra epoca, ma che i pensieri scientifici dominanti oggi hanno saputo mettere in discussione attraverso il recupero dell'idea della relazione del pensiero sistemico. Pensiamo che il diritto possa imparare molto dai processi naturali, debba provare in qualche modo a ritornare in rapporto con la vita, non è un'entità separata rispetto alla vita stessa, ma è un'entità che deve compenetrarla. Naturalmente non bisogna pensare a una visione, come dire, a specchio, per cui il diritto debba riflettere il pensiero scientifico tout court, anche perché il pensiero scientifico è a sua volta condizionato fortemente dai processi dell'accumulo capitalistico e quindi la scienza è collegata alla tecnologia a filo indelebile e molto spesso la scienza dominante è una scienza che mantiene in vita il modo di pensare obsoleto. Ma dal punto di vista epistemologico ci sono alcuni ambiti della scienza, in particolare la meccanica quantistica, che hanno superato la visione di tipo puramente quantitativo, proprio dell'approccio meccanicistico, per introdurre l'idea della probabilità e della qualità. Allora, questi aspetti, diciamo, più avanzati del paradigma scientifico sono completamente assenti nello studio del diritto e possono, a nostro modo di vedere, essere estremamente importanti nel porre al centro non soltanto l'individuo, ma quella che noi chiamiamo la comunità ecologica, ossia i beni comuni come categoria giuridica che servono a legare insieme diverse soggettività, diverse persone individuali che operino, come dire, processi trasformativi anche politici a partire dal basso verso l'alto, come una specie di rete che dovrebbe recuperare un ordine che sia finalmente sostenibile e porti di nuovo il cammino umano in una direzione di possibile riproduzione, perché oggi non c'è riproducibilità di quello che stiamo facendo. La sfida trasformativa sono i contraccolpi drammatici di questo modello di divisione delle ricchezze che è assolutamente insostenibile. Noi abbiamo i paesi ricchi che hanno un'impronta ecologica di 5 o di 6, che significa che se tutti vivessero come viviamo noi ci vorrebbero 6 pianeti, e abbiamo paesi poveri che hanno un'impronta ecologica di 0.1, ossia che non hanno neanche i beni sufficienti per poter davvero mangiare e bere. E allora è chiaro che questi disequilibri porteranno, come hanno sempre portato nella storia, a degli scontri. Oggi però siamo quasi 7 miliardi di persone, quindi gli scontri possono essere davvero deleteri. Il cambiamento climatico ovviamente ne procurerà altri, il continue guerre e quant'altro. Allora io credo che da questo disastro, prossimo venturo annunciato, si possa o cercare comunque in qualche modo di superarlo se si avrà l'intelligenza di porre in essere processi trasformativi fin da subito. E comunque, anche se il disastro avverrà, è necessario avere già in cantiere delle soluzioni per poter ripartire in una direzione giusta, no? Un po' come quando un incendio distrugge il bosco, poi qualcosa riparte di buono, no? In Italia ci sono centinaia di migliaia di persone che già praticano i beni comuni, che praticano le relazioni. Io sono attivo politicamente nei movimenti sociali da molti anni, ma diciamo che da partire dal referendum sull'acqua, di cui ero stato uno dei promotori, ho girato davvero il territorio in lungo e in largo e ho partecipato a
a tantissime delle lotte sociali per il territorio che ci sono. Sono centinaia di migliaia di persone che lottano, pensano, vivono, soffrono, amano in una logica disinteressata, in una logica di lungo periodo, che mancano oggi però di una soggettività politica, che mancano anche della, secondo me, della chiara visione di quelli che sono i luoghi della sovranità oggi. Cioè, io non credo che abbia nessun senso cercare di immaginare che la politica sia ancora quella della prima modernità, no? Che sono i meccanismi di rappresentanza e di cittadinanza. Oggi siamo in un modo completamente diverso, i cittadini sono ridotti in grande parte a merce, la rivoluzione tecnologica è potentissima, i sovrani globali non sono più gli stati. In questi ambiti bisogna, come dire, ripartire da tutte queste persone di cui l'ho detto un momento fa, per costruire delle istituzioni nuove, cioè capaci di colpire e trasformare i luoghi dove la sovranità davvero c'è. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.